Ciao amici e amiche del segno del Sagittario, benvenuti su Exoteric World, io sono Angela e questo è l'oroscopo settimanale dal 9 al 15 settembre. Prima di iniziare vi ricordo che questa è una stesa generica che se volete potete integrarla con il vostro ascendente per avere qualche indicazione in più. Cliccando in alto a destra vedrete le recensioni dei mazzi utilizzati per la stesa e in descrizione trovate il link per acquistarli. Sempre in descrizione trovate il link alla playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla italiana. Inoltre trovate i link per prenotare un consulto e chiedermi informazioni e negli ultimi secondi del video trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello lunare motivazionale. E adesso andiamo a vedere cosa vogliono dirvi per iniziare proprio la vostra stesura. Qui abbiamo area di rinnovamento e di cambiamento, soprattutto con la presenza di questo giglio. Può esserci un risultato, un raggiungimento, una realizzazione di una tappa, magari di un vostro percorso o semplicemente magari il conseguimento di un qualcosa, soprattutto se avete lavorato, investito tanto, fatto nel precedente periodo. Ecco, qui c'è un qualcosa che può concludersi positivamente. Dall'altro lato potrebbe essere anche una specie di stato d'animo che vi trovate, cioè raggiungimento di una stabilità emotiva, una pace, un equilibrio, una sicurezza anche in voi stessi, che probabilmente sarà terreno fertile per andare a generare questo movimento, cambiamento dovuto proprio alla carta della cicogna o delle cicogne. E in questo caso cosa porta questa carta? Sì, è vero, cambiamento in genere, possono riguardare delle notizie, delle nuove informazioni, nuovi incontri, partenze o ritorni effettivamente se siete in viaggio, in vacanza, alcuni di voi potrebbero anche esserlo, perché no? E anche qualcosa che ha a che fare con possibili trasferimenti e spostamenti abbastanza importanti per voi proprio nel corso della settimana. Vediamo che cosa altro possono dirvi a proposito di viaggio, di spostamento. Abbiamo anche appunto la carta dei pesci. E non ha a che fare solo con gli spostamenti a livello fisico, ma anche a che fare con tutto ciò che si muove verso il miglioramento, verso la progressione e l'avanzamento in senso positivo, proprio di riuscire man mano a ottenere dei risultati. Qui è tutto di guadagnato, quindi dovete essere molto soddisfatti e contenti di voi, perché c'è determinazione, c'è coraggio, c'è impegno, c'è costanza, fiducia, pazienza, cioè c'è proprio di tutto di più che vi aiuterà quindi ad ottenere man mano sempre di più. C'è un qualcosa che procede, è vero, quindi magari qualcosa si deve continuare ad insistere. Se proprio non riuscite ad ottenere dei risultati in questo momento, queste carte vi stanno dicendo di continuare ad insistere, perché presto invece li vedrete e come. Il fatto che ci sia la carta del cane può, come dicevo, riguardare una vostra capacità, cioè la fiducia, la costanza, l'impegno che ci mettete in alcune cose, o anche una possibile soluzione, aiuto, un sostegno da parte di qualcuno, di una persona di fiducia. I segni da attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono i segni di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, e troviamo anche un po' quelli di fuoco e di terra, pochetto, forse un po' più quelli di terra, Toro, Vergine e Capricorno. E vediamo adesso cosa vogliono dirvi per l'ambito amore, coppia, single, poi vedremo il lavoro e le questioni pratiche, domestico, casa, esaltazione. A volte queste carte possono significare che tutto procede
tra virgolette, nella normalità, che potete comunque fare le vostre cose. Il domestico è vero che riguarda una situazione abbastanza tranquilla, però può anche riguardare un possibile atteggiamento nei vostri confronti. Non dico di distacco, ma forse un distacco positivo, nel senso che forse non si ha voglia di fare discussione su alcune cose, comunque c'è impegno, sostegno nei vostri confronti, però non c'è tanta voglia e desiderio di affrontare alcuni temi importanti, alcune cose, magari in qualche momento della vostra settimana. Però si vede che qualcosa salta fuori. Non si deve fare attenzione a non perdere la pazienza, magari cercare il più possibile di parlare, di non solo sostenervi e di esserci tra di voi, ma di cercare di risolvere alcune cose. Poi, soprattutto se effettivamente sentite, diciamo, l'esigenza, di prendere il controllo di alcune situazioni, forse queste carte suggeriscono di essere voi a muovervi o fare un qualcosa di più importante per cercare sia di risolvere, per cercare anche di portarvi verso qualche novità e qualche cambiamento che desiderate apportare sia nella coppia sia magari nella famiglia stessa. E vediamo per i single, abbiamo la carta della serva, in questo caso poi prigione e superbia. In effetti possono rintracciare in genere una situazione di chiusura o di particolare attenzione, principalmente alle vostre esigenze personali. Non voglio dire che non volete avere a che fare con nessuno, oppure diciamo cose, diciamo, estremamente negative. Magari mi viene a dire con la carta della superbia che siete voi che adottate un atteggiamento magari di chiusura verso qualcuno che non vi rispetta, che magari non mostra attenzione nei vostri confronti. In un certo senso fate anche bene, perché se riscontrate un atteggiamento un po' strano, un po' di chiusura, di incertezza da parte di qualcuno, allora quindi meglio aspettare. Cioè, queste carte consigliano di magari non essere voi a fare la prima mossa, ma di aspettare che sia l'altra persona. Con la carta prigione vuol dire blocco, vuol dire anche un possibile allontanamento o separazione momentanea, ma dipende effettivamente da quello che state vivendo. Cioè, se state frequentando una persona, allora possono esserci degli alti e bassi. Nella peggiore delle ipotesi, questa persona può darsi un po' così alla macchia, alla nebbia per un tot e poi ripresentarsi effettivamente. Dipende se avete voglia e desiderio di procedere, di rivedere, rivalutare alcune cose. Magari possono esserci anche delle questioni del passato che ritornano. Però si vede da parte vostra una fase di incertezza, di chiusura, soprattutto se in passato sono successe alcune cose spiacevoli. E non vuol dire che non ci siano nuove situazioni, però si vede da parte vostra molta attenzione, molta prudenza, soprattutto di protezione nei vostri confronti, perché non avete voglia di subire, non avete voglia di stare a perdere tempo, non avete voglia magari di avere a che fare con delle persone che magari, appunto, come detto prima, non mostrano fiducia e attenzione nei vostri riguardi. Baldoria, amante e innamorato ci parlano della situazione lavorativa, economica, finanziaria in genere. Dove Baldoria è una bella carta, effettivamente. Forse rispecchia un po' di più il nome in altri mazzi, che viene chiamata Allegria e che quindi va a rintracciare delle liete notizie, delle soddisfazioni, possibilità, insomma, di riuscire a fare le cose nel miglior modo possibile. A volte può riguardare anche un progetto che è in fase di sviluppo e di evoluzione. Stabilità
A livello economico, probabilmente c'è una fase in cui avete magari forse delle spese, quindi riuscirete a sostenerle, o anche stabilità nel senso di riuscire a rintracciare delle nuove entrate o riuscire comunque ad avere l'aiuto, il supporto di qualcuno. E quindi, come vedete, le cose procedono come le avete prefissate, come le avete stabilite e riuscirete in qualsiasi circostanza. Magari ci può essere qualcosa in più, soprattutto per quelle persone che vogliono fare dei cambiamenti, e quindi ecco che si deve avviare adesso una fase di sviluppo e vedrete l'inizio di progressi. È un messaggio anche utile per chi è in cerca di lavoro, che salterà fuori qualcosa, magari qualcuno che mostra attenzione, voi che nella vostra ricerca riuscirete ad avere dei colloqui, degli incontri, qualcosa, diciamo, di positivo che si muoverà nel corso della settimana. Per alcuni di voi si otterranno già dei risultati, per altri, insomma, ci dovrà aspettare solo un altro po'. Si conclude la lettura, così vi ringrazio per avermi seguito. Se volete, qui in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre qui in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!